Ciao a tutti, benvenuti. Come vedete, appunto, ho realizzato questi coniglietti di Pasqua, questa famiglia di coniglietti, perché all'inizio mi era venuto in mente di fare un uovo di Pasqua ricoperto all'uncinetto, però volevo fare anche un coniglio, allora che cosa ho fatto? Ho messo delle orecchie a un uovo di Pasqua e è venuto fuori un coniglio. Spero almeno, perché prima di farlo assomigliare qua a un coniglio ho provato mille cose. All'inizio sembrava un cocker, poi un orsacchiotto, poi va bene, sembra qui adesso alla fine che una parvenza di coniglio in qualche modo ce l'hanno. La difficoltà è che, visto che questo mu musetto qua è piatto, no? Il coniglio invece ha il muso piuttosto appuntito, è stata quella. Però va bene, avendo fatto la boccuccia qua così a V, no? E i baffi piuttosto lunghi, credo che adesso sembrino dei conigli. Poi va bene, uno alla fine fa un'opera di autoconvincimento e dice coniglio, 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 e quindi ci vede poi un coniglio. No, va bene, a parte gli scherzi, credo che siano abbastanza somiglianti. Ok, allora, quali sono le caratteristiche? Va bene, questo è il padre, questa è la madre e questa è la bambina. Allora, ho realizzato prima la mamma, va bene, poi le ho messi sopra questi portauovo, no? Così per dargli un sostegno, ma voi li potete mettere su un cestino, potete fare, li potete appendere, che ne so, fate qualsiasi cosa, tanto sono uova di polistirolo. Sì, ecco, sotto c'è l'uovo di polistirolo, quelli là che si comprano tranquillamente, poi ve lo faccio vedere quando ho realizzato questo io nel tutorial. Si vedono bene le uova, quelle lì che si devono andare a comprare. E allora, che cosa ho fatto? Va bene, ho ricoperto qua a cerchio, no? Lavorando a cerchio l'uovo con l'uncinetto lavorando in costa, e poi ho fatto le orecchie, ho fatto il musetto e ho attaccato queste strutture. Poi ho messo gli occhietti, il nasino e ho fatto la boccuccia e i baffi, e poi qua ho fatto tre fiorellini, un fiocchetto e l'ho ornata così, diciamo l'ho fatta rosa e gialla in modo che glicine qua, che potesse sembrare appunto una coniglietta femmina. Poi ho fatto la bambina e anche questa ho usato fucsia e rosa. Ci ho messo il fiocchettino qua con una perlina simile alla mamma e le altre strutture sono uguali, soltanto che qui ho utilizzato un filato più sottile per fare il musetto più piccolo e anche no, il numero di maglie logicamente sono minori. Vi spiego poi bene sul tutorial come si fa ad adattare un numero di maglie, diciamo, ad ogni uovo, perché non tutti troveremo la stessa misura appunto di uova. E poi alla fine ho fatto il padre, che è questo qua. E ho pensato di farlo, ecco, iniziando col marrone, poi ho fatto il beige, poi ho messo questo colore in modo che fosse un pochino più vivace, altrimenti va bene, stava lì mezzo, mezzo morto e va bene, poi ho fatto le orecchie celesti e con la parte superiore della testa. E stessa cosa della mamma, quindi il musetto, baffetti, occhi, eccetera, e questo cravattino, perché a questo logicamente non sapevo che cosa andargli a mettere, visto che, ok, fiorellini, cose, non era appunto il caso di metterli. Allora, che dirvi? Va bene, la lavorazione è piuttosto semplice. Chi ha già fatto magari le palline di Natale, quelle là ricoperte, no? Che abbiamo fatto a dicembre sarà facilitato perché la lavorazione è praticamente la stessa, va bene con un numero di maglie differenti, però quella cosa là di andare a fare gli aumenti, poi la parte uguale, poi le diminuzioni, in realtà poi è sempre la stessa quando si va a ricoprire una cosa già, una struttura già formata con l'uncinetto. Per il resto sono tutte cose che sappiamo già fare, niente di particolare, ecco. Certo, è un po' difficoltoso qua andarlo a tenere in mano perché ecco, bisogna andare a trovare la posizione giusta per poter lavorare sia quando si stanno a cucire questi particolari sia nel momento in cui si sta a coprire. Va bene, però basta mettersi un attimo comodi e cercare di non spazientirsi e quindi poi alla fine viene tutto semplice e facile. Il tempo credo che ci sia perché mancano più di un mese, quasi un mese direi. A Pasqua e quindi va bene, avete il tempo di farli tranquillamente, secondo me.
E poi non lo so se facciamo anche altre cosine per Pasqua, vediamo un po' se mi viene in mente qualcosa, comunque di molto semplice, in modo che poi fate in tempo a realizzarlo. Comunque si tratta sempre delle stesse cosine, cioè campanellini, cose fiorellini, perché va bene, la primavera è questa. E anche visto che poi non era arrivata questa primavera benedetta, non avevo neanche avuto in qualche modo voglia, no, di fare delle cose primaverili, visto che il tempo fuori era orrendo, tipo 2-3 gradi sotto zero, quindi uno non è che ha voglia di mettersi a fare fiorellini e le cose. Poi va bene, questi giorni sono abbastanza migliorati, diciamo, in questi giorni il tempo, il clima è abbastanza migliorato e quindi via. Ci sentiamo tutti un pochino più primaverili e possiamo cominciare a fare queste cosine qua. Va bene, che dire, niente, cominciamo subito. Io vi spiegherò questo. Poi per questi qui, ripeto, sono le stesse cose adattate alle dimensioni, va bene, differenti delle uova, i fiorellini, va bene, li trovate ovunque, fate una cosina come vi pare e c'è tutto, ecco, tranquillamente. Ciao e ci vediamo presto. Ah, dimenticavo, questi conigli non hanno il nome, quindi sono ancora anonimi. Per cui che cosa facciamo? Voi nei commenti scrivetemi i nomi di questi personaggi, dei tre. E non vinciamo niente, non regaliamo niente, non facciamo queste cose qua perché io non sono in grado, non sono capace di farle, non ho capito ancora come funzionano, quali sono le regole, le cose. Magari, che ne so, in seguito facciamo qualcosa, eh? Ho visto in giro che parecchia gente fa questi contest, queste cose qua, e li faremo anche noi perché, va bene, non ci vogliamo far mancare nulla, neanche noi. Però, ripeto, io le regole non le conosco, dopo non vorrei scatenare litigi e cose varie che va bene, sono cose piuttosto spiacevoli e a me, logicamente, cioè, proprio non, queste cose qua non mi piacciono assolutamente. E va bene, comunque, ripeto, noi le faremo e cercheremo di essere, direi, civili ed educati almeno per quanto mi riguarda, ma confido anche in voi, visto appunto che mi scrivete sempre dei commenti piuttosto molto educati, molto cortesi, e quindi va bene, ve ne ringrazio fin da ora. Per cui, visto che vi ho detto questo, non scrivete parolacce riguardo ai nomi dei conigli, anche perché io ve le lascio tutte tranquillamente, non le cancello e le lascio lì sotto, ci sarà quindi il vostro nome, il vostro nickname, quello che volete, per cui io vi esorto a non scrivere appunto cose compromettenti. Va bene, dategli però un nome, questa volta così solo per divertimento, e cominciamo ad esercitarci però per le prossime volte, quando magari faremo un giochino, una cosa così come fanno anche gli altri. Ok, questa volta veramente vi dico ciao, a presto e ci vediamo con il primo tutorial.